La Fiera di Bologna ha percorso di 200 km con il primo tratto in linea attraverso l'Appennino bolognese e poi la splendida conclusione con l'ascesa al Colle della Guardia, dove sorge la Basilica di San Luca. Una gara ricca di corridori di talento, vissuta sulla fuga di 8, poi diventati 2 con il passare dei chilometri. De Marchi, combattivo friulano, e Latour, francesino di belle speranze, ultimo ad arrendersi. Alla volata, una lunga volata, non tanto per i due davanti che iniziano adesso l'ultima ascesa con un vantaggio che andremo a misurare proprio sotto l'arco del Meloncello, ma si è ridotto di tantissimo. Ecco che arriva Michele Scarponi, tra poco ecco la svolta a sinistra e si inizia a salire. Ultimi chilometri di questo Giro dell'Emilia, 12 secondi mi dice dalla regia Nazareno Malani, 12 soli, piccolissimi secondi di vantaggio della coppia di testa nei confronti di un gruppo in grandissima rimonta. E in questo momento Michele Scarponi darà il tutto per tutto fin quando riuscirà, poi dopo si sposterà e sarà a bagarre. Ancora tanta stanchezza nelle sue gambe, vediamo ancora, avrà ancora per molto poco, poi dietro qualcuno dovrà attaccare. Intanto vediamo che il gruppo vede fuggitive sulla sinistra, vedo molto bene Fabio Aru che sta pedalando sui pedali. Iver è presente nelle prime posizioni, il corridore francese Fortuneo batte in testa la Tour, Scarponi ancora a mettere in fila con Bakelands, Barthez, e poi c'è proprio Iver nelle prime posizioni. E vediamo qua lo scatto di Igor Anton Hernandez, prova lui ad alzarsi sui pedali, prova a guadagnare qualche metro, lo spagnolo si volta, vediamo se c'è reazione da parte del gruppo. Igor Anton è il primo a sganciarsi dal gruppo, ma c'è subito la risposta, mi sembra Bakelands che ha capito che Igor Anton è un uomo molto pericoloso, a Barthez e Pozzovivo sulle ruote che lo possono proteggere, hanno più uomini da giocare quest'oggi, quindi primo stacco di scatto di Igor Anton e molto bene Bakelands subito sulla ruota, e attenzione anche a Torres dell'Androni. Bravissimo Torres, questo colombiano che vive a Bergamo della squadra piemontese che va a riportarsi sulle ruote. Intanto Latour ha guadagnato qualche metro, vuole proseguire nel suo sogno Pierre Latour, e tra poco ci sarà la svolta a sinistra e la terribile curva delle Orfanelle. E intanto si è formato questo terzetto al loro inseguimento, il colombiano Torres, Jan Bakelands vincitore l'anno scorso e Igor Anton. Molto bello questo terzetto, stanno andando veramente su molto forte, stanno per riprendere un bravissimo De Marchi in fuga tutto il giorno, la Tour qualche metro più avanti, ma penso che tre dietro tra un po' saranno testa della corsa e sono curioso di vedere dietro come reagiranno i grandi uomini favoriti per la vittoria di quest'oggi. E si volta anche Igor Anton a andare a controllare quale sia la posizione del gruppo alle loro spalle. Intanto i tre si stanno riportando su Alessandro De Marchi, complimenti comunque al corridore friulano per la splendida gara disputata quest'oggi. Tira dritto Torres con Bakelands e con Anton, la grinta di De Marchi che non si vuole arrendere, prova a prendere la ruota. Intanto Pierre-Roger Latour alla curva delle Orfanelle, ultima volta che l'affronta quest'oggi, ha un vantaggio di una ventina di metri, prova a mettere tutto quello che ha sui pedali Latour, ma dietro sono inevitabilmente più freschi con Torres, Anton, con Bakelands e con uno splendido De Marchi che non si è voluto arrendere, prova a tenere la ruota dei tre, è letteralmente piantato, guardate la pendenza, la terribile pendenza, ma dietro stanno arrivando altri corridori, il gruppo è vicinissimo. Il gruppo è molto vicino, grande spettacolo, attenzione a Fabio Aru che l'ho visto uscire dietro dalla curva in testa al gruppo, grande accelerazione per Fabio che non è un corridore che riesce a fare grandi cambi di ritmo, ma ha una progressione incredibile. Ecco qui, allora Jan Bakelands, dove l'anno scorso ha fatto la differenza, prova anche quest'anno, a lungo progressione del fiamminco nella Gesera Mondiale, dietro Torres e Aru ha rotto gli indugi, Fabio Aru che si riportano sulla Tour, Chavez alla sua ruota, c'è anche Rigoberto Urán, Romain Barthez, quattro grandissimi corridori, vanno a riprendere Igor Anton e intanto questa è la testa della corsa con Torres e Bakelands, indietro si fermano un po' a guardarsi e a controllarsi. E grande lavoro di Fabio Aru che in questo momento sta controllando dietro, Chavez non gli dà il cambio, Urán nemmeno, Barthez anche davanti a Bakelands, quindi non può collaborare, Ellison anche lui molto bene, quindi riparte un'altra volta Fabio Aru. E questo gioco tattico fa il vantaggio di Torres e di Bakelands. E ancora una fiammata di Fabio Aru. Rispondono subito Chavez, Urán e Barthez. Gli altri non ce la fanno a tenere il ritmo del sardo. Si volta il cavaliere dei quattro mori, ma non ha fatto il vuoto. Davanti Torres e Bakelands hanno un vantaggio di una ventina di metri.
prosegue la progressione di Fabio Aru. E insiste, fa bene insistere, perché davanti i due se no fanno fatica ad andarli a prendere. Torres controlla dietro, Bakelands in questo momento tira un po' meno perché sa che dietro a Bardet adesso in questo momento è Chavez, Esteban Chavez, è lui che parte, curva destra poi sinistra, passare sotto il porticato. Chavez guadagna qualche metro e guadagna il vuoto, 10 metri per Esteban Chavez. E guarda che rapporto, 53, quindi rapporto lunghissimo, e che cambio di ritmo per Esteban Chavez. Una fiammata del colombiano che si volta, ha fatto il vuoto dietro, si volta ancora a controllare gli ultimi 400 metri decisivi. Esteban Chavez si volta dietro Torres e dietro di lui ecco Bardet, Uran e Fabio Aru che raggiungono Bakelands e Torres, ma Torres è avanti, 70 metri di vantaggio per il colombiano. Chavez, lunghissimo rapporto per lui, grande progressione, difficile andarla a prendere ora perché viene da una grandissima vuelta, sa che è a 300 metri dalla vittoria di questo Gran Premio Beghelli. E il giro dell'Emilia sarà suo probabilmente il giro dell'Emilia, perché vede il cartello di 250 metri, ma perché soprattutto la differenza l'ha fatta quando la strada è diventata più dolce, lui ha avuto la potenza nelle gambe per fare velocità. Esteban Chavez può già sorridere col suo bel sorriso che abbiamo imparato a conoscere al Giro d'Italia. Ultimi 100 metri trionfali per Esteban Chavez, altro colombiano vincerà il giro dell'Emilia dopo Betancourt, dopo Quintana, va a scrivere il suo nome anche a questo grande talento, Esteban Chavez. Primo al traguardo Bardet, Uran, quarto Fabio Aru, grandissimo giro dell'Emilia. Ecco che arriva Bakelands con Torres, con Iver. Grandissima corsa, grandissimo finale, grandissimo giro dell'Emilia, grandissimo ordine d'arrivo, Chavez, Bardet, Uran e un bravissimo Fabio Aru che è stato quello che praticamente ha fatto la corsa, ha chiuso sui fuggitivi. Se non fosse stato per Fabio Aru, forse Esteban Chavez non avrebbe vinto questa corsa. Ed ecco qua che rivediamo l'arrivo di Esteban Chavez, dito al cielo per lui. Andiamo a sentire allora il colombiano al nostro microfono. Grande prova per Esteban Chavez dopo una grande vuelta, un grande Giro d'Italia, Giro dell'Emilia. Esteban Chavez, il significato di questa vittoria per te? Questa è una corsa che veramente mi piace, l'avevo fatto una volta 4 anni fa o 3, non mi ricordo bene, ma è veramente speciale, tutta la gente qui alla salita del San Luca e in Italia, sai che mi piace tanto l'Italia, e fino alla stagione vincere così è veramente speciale. Il momento decisivo? Quando ha fatto questi attacchi Fabio Aru, sapeva che era troppo presto perché era quasi 1 chilometro per l'arrivo. Ho aspettato quando era un po' spiangenti e lì è posto il 53, è andato alla fine. Questo penso è il momento decisivo, avere calma quando faceva gli attacchi Fabio. E adesso giro in Lombardia? Sì, prima dobbiamo andare domani per il Beghelli, dopo sabato faccio il Giro di Lombardia, che anche mi piace tanto perché lì è dove ho imparato a essere ciclista professionista. Grazie. E sono le sue montagne per Esteban Chavez, quelle che affronterà sabato prossimo. Lui portato in Italia da Corti, poi quel terribile trofeo La Eguaglia con la caduta e la grande capacità di rinascere ciclisticamente, Lorica che ha creduto in lui. Ecco il bellissimo podio, un podio incredibile con Chavez che è salito sul podio alla recente Vuelta e al Giro d'Italia quest'anno, Bardet che è salito sul podio al Tour de France secondo, solo davanti a lui il grande Christopher Froome, e Rigoberto Uran anche per lui in carriera, podio al Giro d'Italia, quarto Fabio Aru, vincitore della Vuelta. Un Giro dell'Emilia di grandissimo spessore tecnico. E intanto in postazione ci ha raggiunto proprio il patron del gruppo sportivo Emilia, Adriano Amici. Una grande soddisfazione vedere questi campioni, molti di loro tra l'altro non conoscevano questa salita, ne avevano sentito parlare. Ho parlato con il francese Bardet, che è rimasto particolarmente colpito favorevolmente dalla bellezza proprio della salita, con questa arcata, questo porticato che accompagna i corridori fino all'arrivo. Noi a Bologna abbiamo questo da poter proporre. Sono contento che la concessione da parte dell'amministrazione comunale ce lo conceda, e anche la Curia ci concede questo spettacolo incomparabile sotto la Basilica di San Luca. Siamo molto contenti di poter onorare con dei grandi campioni, come è sempre stato il Giro dell'Emilia,
a parte qualche anno, 3-4 anni voglio dire, di carestia per il calendario che ci ha penalizzato, però appena c'è stata questa possibilità qui, il Giro dell'Emilia che non tradisse, già tutte le squadre hanno chiesto di poter partecipare. Sono contento che l'abbiano conosciuto questi grandi campioni, ma tanti l'avevano già fatto, ma Bardet poi lo sa che la sua squadra ha vinto l'anno scorso, pertanto gliel'avranno spiegato, ma sono veramente... Sai, però spiegarlo felice. E farlo sono sensazioni diverse, certo. Come... Purtroppo non abbiamo potuto ammirare la bellezza della basilica fatta dall'architetto Dotti, 42 anni di lavoro per questa basilica barocca che custodisce appunto il ritratto fatto dall'evangelista San Luca alla Vergine col bambino. È un luogo anche mistico per i bolognesi questo, in cima sì, al Colle della Guardia. Qui arrivava la funivia una volta che portava i fedeli da sotto via Andrea Costa, veniva sul San Luca e poi dopo l'abbiamo alle nostre spalle, purtroppo evidentemente gli interessi di una ditta che aveva questa concessione non ha potuto portare avanti questo progetto, che credo che sia però già nel tavolo diciamo del Comune di Bologna per poter riproporre. Come Bologna, dire, però... ricordiamo Bologna la dotta, no? La Bologna prima la università dotta, sì. Certo. È nata qui nel 1200, patria del diritto con Irnerio, i grandi giuristi, insomma una delle culle della civiltà Bologna, e nel ciclismo con l'etappa al Giro d'Italia qui certo, a San Luca certo. E con la 99esima edizione. Adriano, io so già che tu da stasera, perché guardi domani al Beghelli, però dopo domani sera penserai alla 100esima edizione in questo Giro dell'Emilia. Beh, sono rimasto così contento e felice della collaborazione che mi hanno dato tutti i miei collaboratori, tutti dal primo all'ultimo per fare questo 99esimo, perché i momenti non sono così facili, e avere questa soddisfazione di avere un parterre così importante ci ha gratificato per prepararci appunto alle prossime edizioni. Una corsa come questa non la si prepara in due mesi, ci vuole un anno per prepararla, tant'è che a Bologna si sta già studiando per poter onorare la 100esima edizione, perché diciamo che ci siamo goduti corsa... Però Adriano, ti interrompo, sì, perché sì, dobbiamo chiudere, sì. Sai che la televisione ha dei ritmi, lo sai che quando io comincio precisi a parlare poi mi, mi però viene questa... Ci siamo già goduti, sì, credo Stefano, una edizione spettacolare. 99 sì, spettacolare, grandi contenuti tecnici, sì. In chiusura cosa ha detto il Giro dell'Emilia se guardiamo la classica monumento Giro di Lombardia? Che i grandi campioni delle corse a tappe sono in forma, Aru sta molto bene, può ancora migliorare, qualche corridore come Chavez viene dalla Vuelta, quindi potrebbe andare a meno, quindi sia Bardet che Uran, che Chavez, che Aru, che Ulissi saranno tutti grandi protagonisti al Giro di Lombardia. Ed eccola qua, costruita dall'architetto Dotti nell'ultima rinnovazione, la Basilica Barocca di San Luca, con questa bella immagine. Vi salutiamo, grazie a Nazareno Balani, all'Ita 100 di Milano, ai nostri moto operatori. Appuntamento con il grande ciclismo domani, femminile e maschile, del Gran Premio Beghelli. Grazie, e quindi a voi. Ritroveremo Adriano Amici, ritroveremo Stefano Garzelli. Grazie per averci seguiti e buonasera a tutti voi.